Footbox. 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 Nel verde brillante delle montagne di Piano Roseto si è rinnovata la Fiera della Pastorizia, il tradizionale appuntamento della raccolta delle greggi come momento di riflessione sulle problematiche dell'allevamento ovino e delle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti pastorali. Per celebrare la pastorizia, tanti visitatori e addetti ai lavori hanno affollato l'altipiano teramano e rallegrato gli stazzi della rassegna delle razze ovine e caprine, con pastori vecchi e nuovi. Quanto è cambiata la pastorizia oggi rispetto a quella che facevate voi? In che cosa è cambiata? È cambiata un po' su tutto. Oggi è più moderna, è più precisa, è più comoda. E prima invece... Prima che faceva? Per venire qui alla mostra da Alvi dovevi venire a piedi. Quanto tempo ci mettevate? Ci metteva 5-6 ore. Invece adesso con 20 minuti, mezz'ora, porti le pecore qui a Piano Roseto. Una giovane donna imprenditrice nel settore dell'allevamento, in particolare delle capre. Che scelta è questa? Come ci si arriva? Allora, ci sono arrivata perché mio padre in pratica era un allevatore di pecore. Lui ha avuto sempre le pecore e io ho sempre affiancato mio padre. Sono appassionata di animali, sono pure studentessa di medicina veterinaria. Che tipo di animale è la capra? Perché poi la scelta proprio di questo tipo di capra? Questo tipo di capra, cioè queste qua sono delle buone produttrici di latte. E comunque a me mi aiutano molto nell'allevare gli agnelli. Perché? Perché magari... Agli agnelli dai il latte delle capre, come funziona? No, generalmente loro fanno le balie. Quando io tolgo il capretto poi loro allevano comunque anche l'agnello. Dopo 2-3 volte che mantieni la capra, loro lo riconoscono come figli e lo allattano loro autonomamente. Che esperienza è questa della Fiera della Pastorizia? È una bellissima esperienza sulle montagne dei Monti della Laga. E si sta insieme tutti i pastori da un sacco di anni, 157 anni, non so quanto è, 159. Ci rincontriamo, parliamo, si litiga pure. Perché si litiga? Per delle cose che succedono nel corso dell'anno, poi a Piano Roseto si fa pace. Si mette a posto tutta la situazione. Com'è nel 2018 fare il pastore? Il pastore è sempre lo stesso, chi lo fa come lo faccio io è quello. Se un giovane, come si diceva prima, lo può fare diversamente, ma non è che può cambiare tanto. Cioè la pecora è quella, va gestita in un certo modo. Se vogliamo avere un prodotto, quello che viene definito un po' più genuino, perché sennò alla fine li cacchiamo dentro la stalla, li gonfiamo di mangime, li gonfiamo di estrogeni, come ogni bella, e abbiamo il prodotto che oramai sta da tutte le parti. Tra le tante manifestazioni avute in dote con la sua amministrazione c'è anche questa Fiera della Pastorizia, ormai giunta al 159esimo anno di vita. Che valore ha gestire questo evento? Ma intanto un valore, diciamo, morale, poi di rispetto a una tradizione, di rispetto a una cultura che è quella della pastorizia. Noi crediamo molto in questo evento manifestativo, tant'è che quest'anno abbiamo attaccato a questo evento della pastorizia un evento altrettanto importante, cioè Abruzzo dal vivo. Abbiamo portato due attività fatte il venerdì e il sabato e devo dire che è riuscito l'intento, perché abbiamo movimentato in maniera eccezionale. Cerchiamo di legare la tradizione e la cultura anche a un aspetto socio-economico. C'è una parte dove ci si dedica un po' alla commercializzazione dei prodotti, dei derivati della pastorizia, e credo che questo sia proprio il viatico giusto. Aspetteremo la ulteriore festa e poi tutte le altre per far sì che questo evento cresca sempre di più. È un evento importante perché richiama insieme pastori, richiama insieme turisti, richiama insieme l'enogastronomia, uno dei settori più importanti, la filiera, quella dei nostri prodotti che si devono consumare sulla nostra tavola. Abbiamo dei prodotti ottimi e molte volte vediamo che consumiamo prodotti che magari non vengono da altre regioni o da altre nazioni.
Che valore ha per la Camera di Commercio una manifestazione come questa nel 2018, l'anno successivo a quello del grande maltempo e del terremoto? Ha un valore importantissimo, fondamentale, perché è il segno che questo territorio è vivo e sta ripartendo pur con tante difficoltà. La Camera ha voluto fortissimamente e ha sostenuto in maniera importante questa iniziativa, così come abbiamo messo risorse importanti per il rilancio di tutto il territorio. Il nostro progetto sul turismo, che abbraccia tutta la provincia di Teramo, dentro al turismo ci sono anche queste iniziative, queste attività di questi imprenditori della montagna che, nonostante la grande difficoltà, stanno resistendo, e a loro va un plauso e una vicinanza della nostra Camera di Commercio, ma credo di tutte le istituzioni, perché se si lascia, si abbandona questo territorio, è la morte di questo territorio. Tutti i capelli, ma che bello litigare tra un insulto e una polemica. Giurando vorrei, però non c'è dubbio, io lo dico. All'edizione 159 della Fiera della Pastorizia è stato legato anche il cartellone di manifestazioni estivo Abruzzo dal vivo, che ha portato la musica in alta quota con l'evento Rock Roots. Cuzzo o cazzo? Come si dice? Questo è un nome ambivalente, lo sceglie l'interlocutore. Però diciamo che io lo direi cazzo, così per cominciare subito l'intervista in un certo modo, ecco. In modo molto serio. Veniamo alle cose serie. Siete qui in promozione per un disco che uscirà a settembre. Di che si tratta? Che effetto fa il nostro... Aspetta, è arrivato il nostro batterista, dai. Bravo, bravo. Bravo, in ritardo, ci fa fare le figuracce. C'è traffico. Allora presentaci. Esatto, allora. Presentaceli intanto. Allora, Bernardino Ponzani alla batteria. Salve. Ciao. Bello e bravo. Vabbè, ognuno si presenti a modo suo. Luca Lepore, basso. Brian Riente, chitarra elettrica. Ritorniamo al disco di settembre. Che disco è? Allora, che effetto fa il nostro terzo disco? Ed è il primo disco con questa formazione, che è totalmente rinnovata. Tanto, cioè, chi non ci conosce non saprà niente, ma chi ci conosce sa che prima era tutto un altro gruppo. Invece adesso siamo noi, abbiamo fatto un disco ultra mega ok. Che effetto fa suonare in montagna, suonare in un contesto del genere, anche grazie all'aiuto della Regione Abruzzo? Che effetto fa? Beh, fa un bel effetto, effettivamente. Infatti noi ringraziamo la Regione Abruzzo perché ha fatto questa iniziativa, innanzitutto poi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto, quindi è una bella cosa. Poi qui è veramente una location pazzesca, voi non lo vedete, ma lì c'è il Gran Sasso, che veramente fa una bella figura, sembra quasi il Monte Bianco, ecco. Abruzzo dal vivo ospita Rock Roads. Perché avete scelto di partecipare a questa manifestazione? Perché ci hanno chiamato, è ovvio, una battuta. Siamo contentissimi per due motivazioni reali. Una è proprio paesaggisticamente una situazione secondo me inimitabile, cioè non c'è scenografia che possa rendere merito a qualcosa del genere, no, diciamocelo. Poi in questo momento c'era il tramonto alle spalle e il Gran Sasso dall'altro lato, quindi è una cosa bellissima, il posto è meraviglioso. Nino Di Berardino, organizzatore di Rock Roads, l'evento all'interno di Abruzzo dal vivo a Piano Roseto in occasione della Festa della Pastorizia. Che evento è? Ma guarda, per me è una soddisfazione, perché nel lontano 86, quando ero un dirigente dell'ARCI, organizzammo la prima edizione insieme col Comune di Giulianova di Rock Roads.
e fu un grande successo. Per 3 anni fu un grande successo, arrivavano giovani da tutta Italia. E il fatto che la regione mi ha dato la possibilità, diciamo, di, dopo tantissimi anni, di riproporla è stata veramente una grande soddisfazione. È un momento di aggregazione per i giovani, perché si parla sempre di eventi per i giovani, però poi se ne fanno sempre pochi, quindi questa è una bella occasione, poi in questo posto meraviglioso, insomma, penso che sia il top. Ma intanto ringraziamo chi ha voluto questa iniziativa, e cioè il governo centrale, il MIBAC, che ha messo a sistema delle somme importanti, appunto come diceva lei, per rilanciare questi territori, territori maltrattati dalle condizioni meteo dello scorso anno, dal terremoto. Insomma, stiamo vivendo un momento di disavventura, come dico io, e quindi questa voglia da parte del governo di mettere a sistema delle somme, appunto per dare possibilità di vita a questi territori. Io sono capofila dei 23 comuni di tutta la regione Abruzzo, ci siamo seduti, abbiamo ragionato su come mettere proprio in sinergia questi territori e ci siamo riusciti. Questa iniziativa che abbiamo legato alla Fiera della Pastorizia, io ringrazio Nino per la grande perspicacia che ha avuto, per la grande attenzione, è un'iniziativa appunto per dare voce a questo bellissimo panorama che è la parte centrale, il nodo dell'entroterra teramano, e soprattutto vicino a delle persone importanti come sono i pastori abruzzesi. Uno sforzo collettivo tra istituzioni, comune, regione, camera di commercio, che ha dato vita anche alla mostra mercato dei prodotti tipici legati alla pastorizia. Le degustazioni guidate e didattiche dei prodotti della filiera pastorale e la mostra delle tradizioni e dell'artigianato della pastorizia. La Regione Marche, dopo il terremoto, ha sviluppato una serie di concerti Risorgi Marche, proprio sfruttando e utilizzando al meglio i territori delle aree interne. In questa occasione della Fiera della Pastorizia, la 159esima edizione 2018, abbiamo iniziato anche qui questo percorso grazie a Abruzzo dal Vivo, questo progetto strategico finanziato dal Ministero e coordinato dalla Regione, dal delegato Luciano Monticelli, e abbiamo portato qui dei concerti assolutamente interessanti, soprattutto su questa magnifica piana di Roseto. Questo esperimento e questo primo anno di esperimento dobbiamo assolutamente continuare, soprattutto pensando al patrimonio naturalistico che abbiamo e soprattutto pensando allo sviluppo, alla promozione dei nostri territori e delle aree interne. E oggi tutto questo si è coniugato al meglio con la Fiera della Pastorizia, con i prodotti dell'agricoltura, della zootecnia, di questo settore che fa fatica, ma un settore che vuole continuare ad investire, come per esempio abbiamo visto attraverso tanti giovani pastori che hanno iniziato questa attività. Eccellenza, questa mattina una celebrazione montanara a favore di questi luoghi da difendere, da far ripartire. Ma credo che il mondo della natura, il mondo anche del settore agroalimentare, sia un mondo importante, soprattutto nel territorio come quello della provincia di Teramo, che ha una ricchezza di patrimonio naturalistico molto importante, per cui è necessario riportare le nuove generazioni a sapere non solo amare la natura, ma soprattutto a mettersi a servizio per valorizzare, per costruire insieme anche prospettive di impegno economico-finanziario imprenditoriali, per poter davvero fare in modo che dalla natura possa nascere una esperienza di condivisione sempre più intensa, perché guardando la bellezza del creato si può davvero creare le condizioni di sentirsi parte viva di un mondo da costruire insieme. Questo evento arriva in un anno, il 2018, successivo all'anno terribile dei terremoti che si sono avvicendati anche in questi territori. Che valore comporta questo? Che onere sente lei come sindaco per questi eventi? Ma intanto una grande responsabilità nel dire
che in questi territori, seppur maltrattati dalla recente nevicata dello scorso anno, dai sisma e dall'isolamento, che è la cosa peggiore che c'è stata, c'è bisogno ancora di rispetto per quelle persone che vogliono ancora scommettere. In montagna, a Crognaleto, a Cortino, nell'entroterra teramano c'è ancora questa voglia, quindi piena solidarietà ai cittadini che vogliono scommettere, ovviamente nel rispetto della norma ambientale, delle norme che ci inducono a condurre un'attività, come devo dire, di attenzione, però ecco, vicino alle persone che vogliono ancora scommettere con i territori. Noi abbiamo necessità di sostegni, così come si è fatto con, dicevo prima, con il progetto Abruzzo dal Vivo, viene dal governo centrale, dal MIBAC, dalla regione, dobbiamo creare le sinergie per far sì che questi programmi, così come abbiamo attivato adesso e così come dobbiamo attivare successivamente, crescano sempre di più. Le norme sono fatte per essere rispettate, ma anche per essere interpretate e poi far sì che, insomma, si possano utilizzare i nostri territori. Football. Football. Football.